scusate, emendamento numero 21847. No. Veloce, assolutamente. Era una domanda che avevo già posto. Allora, lei se la segna, quando fa il suo intervento la faremo. Prego, consigliere Sasso. Grazie. 21847. Un po' di silenzio. Memoria di edilizia paesaggistica, articolo 28, concessione edilizia. Sostituire il termine concessione edilizia con permesso di costruire di cui al DPR 380-01 e sue successive modifiche di integrazione del testo unico dell'edilizia. Verificare quali siano gli interventi subordinati al permesso di costruire stabiliti dallo suddetto DPR 380-01 ed aggiornare l'elenco delle attività edilizie previste nel suddetto articolo 28. Prego. Il riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazione. Avendo la Regione Sardegna competenza primaria in materia urbanistica, l'applicazione di DPR 380 del 2001 avviene. Sì. Allora. Pronto. Scusate, allora ripeto la motivazione. Avendo la Regione Sardegna competenza primaria in materia urbanistica, l'applicazione del DPR 380 del 2001 avviene per quanto non in contrasto con la legislazione regionale. La legge regionale 4589 e la legge regionale 2385 prevedono la concessione edilizia quale strumento per l'attuazione degli interventi. Emendamento 21848. Eliminare gli articoli di vigilanza autorizzazione edilizia in quanto documenti previsti dal DPR 380/01 successive modifiche di integrazione. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazione. Avendo la Regione Sardegna competenza primaria in materia urbanistica, l'applicazione del DPR 380/2001 avviene per quanto non in contrasto con la legislazione regionale. Le leggi regionali 385 e 5 del 2003 disciplinano il regime dell'autorizzazione. Emendamento 21849. Regolamento edilizio paesaggistico, articolo 42, parere preventivo. Testo emendato, è consentito sottoporre all'esame del dirigente del settore edilizia privata progetti preliminari, semplici schemi per volumetrici allo scopo di ottenere parere preliminare. Omissis, punto 3, il dirigente potrà richiedere integrazione della documentazione presentata. Il dirigente si chiama parere orientativo, finalizzato alla predisposizione del progetto definitivo, pertanto non vincolante rispetto alle successive determinazioni. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento 21851. Motivazione. Per definire correttamente la superficie coperta, nella tecnica urbanistica si includono tutte le parti strutturali e funzionali che costituiscono l'edificio, comprese scale e ascensori, con esclusione dei porticati e delle scale esterne. Ma no, capito, qual è la tecnica urbanistica? La sua? Quindi, qual è la base della legge? Non
considera ormai in base alla tecnica urbanistica così generale. Il piano regolatore è vigente, prevede che non vengano considerati i volumi, non ho capito per la tecnica urbanistica che sta inventando lì, scusi. Sulla scorta degli altri uffici in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazioni: il rapporto di copertura in urbanistica e il rapporto in percentuale tra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate o edificabili e la superficie fognaria. Emendamento 21853. Regolamento edilizio paesaggistico, articolo 111, definizione dei volumi. Testo emendato, omissi. Punto 4. Per volume del fabbricato si intende la somma dei prodotti della superficie lorda dei singoli piani per le rispettive altezze di piano H. Sono comprese nella superficie lorda le verande con profondità maggiore di 1,50 m, anche se risulta inferiore al 30% della superficie coperta relativa all'unità edilizia ad essa annessa, esclusi sporti e agenti. Per gli edifici con copertura ampliata superiore al 35%, il calcolo dei volumi dovrà comprendere anche l'intero sottotetto. Le grandi coperte, i corsicati privati, i piani piloti, eccetera, partecipano al computo dei volumi del fabbricato per la parte eccedente il 40% della superficie coperta, relativa all'unità edilizia ad essa annessa. Non partecipano al computo dei volumi del fabbricato. Le scale e i ballatoi di accesso, i vani ascensori, gli androni d'ingresso, i cavetti per impianti tecnici e chiusine, i porticati pubblici o di luogo pubblico, o comunque destinati a spazi comuni o posti alto con esclusione dei piani piloti normati precedentemente, le superfici relative ai volumi tecnici emergenti dalla copertura piana e dalle falde del tetto destinati all'extra corsa degli ascensori, i locali strettamente necessari per i piani di serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie o missi. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli altri uffici in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. 21855. Regolamento edilizio paesaggistico, articolo 123, piani pilotino. Testo emendato, è consentito detrarre a conto dei volumi di piano terreno di un edificio per un'altezza pari a 1,50 m, si intervengono contemporaneamente le seguenti condizioni. Omissi, punto 3, punto cassato e omissi. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. 21856. Regolamento edilizio paesaggistico, articolo 128, parcheggi. Testo emendato, omissi. Punto 7. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisbriciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a 2,50 m, se la rampa è rettilinea e 1,50 m se è curva. Tutto il resto cassato. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Si fa rilevare però che si potrebbero verificare situazioni di potenziale pericolo che rivedono negli automobilisti, soprattutto in particolare condizioni di traffico veicolare e pedonale. Emendamento 21865. 21865. Gli oggetti guida abito urbano 636.3.8. Comparto di lavoro urbano zona T2 barra S o T2. Eliminare l'intero comparto per introdurre in cartografia il piano di cotizzazione Mastandrea Rutotti Balduzzi in zona C1 di piano regolatore generale approvato e parzialmente convenzionato. Prego.
in riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento 21874. Regolamento edilizio paesaggistico, articolo 6, commissione edilizia per il paesaggio. Cioè, testo emendato, eliminare l'intero articolo. Prego. 21.8. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento 21.875. Regolamento edilizio paesaggistico, articolo 7, competenze e funzionamento della CEI. Testo emendato, eliminare l'intero articolo. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento 21880. Norme tecniche di attuazione, articolo 22, ambiti di insediamento turistico zone F, testo emendato, F2 campeggi, F2A strutture da confermare, indice parametri, indice territoriale 0,03 metri cubi per metro quadro. Le volumetrie di servizio per il campeggio devono rispettare la distanza di 150 metri dalla linea della battiglia ed essere localizzate nel rispetto delle vegetazioni esistenti. F2A.1 carico, conferma dell'esistenza. F2A.2 porticciolo, conferma dell'esistenza. Omissis F2B, sicura di posizionare omissis F2B.2, nulla, si crea la trasformazione sul tuo recettivo, rotazione di tutto in aria F3.A.3 di Festia, progetto guida numero 16, tavola 6.3.16. Prego, generale. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente non è in grado di esprimere parere, dato che l'emendamento proposto corrisponde, se breve corrisponde esattamente, al testo da emendare. Scusi, l'articolo 22, certo? Non riusciamo a capire qual è la differenza, quando si riprende l'articolo 22, ho eliminato la prima parte dell'articolo. Che numero è? Manca tutta la parte alberghiera. Già, un numero è? Sono passato generalmente con la riga continua. No, ma se io scrivo questo emendato, li porto sotto, vuol dire che quello che è sotto è quello che rimane, quello che c'era prima è sbagliato. Va bene, comunque questo allora. No, sto spiegando perché è rimasto. Quindi sospendiamo. Verificare. Va bene. Emendamento 21881. Norme tecniche di attuazione, articolo 21, ambiti agricoli, zone E. Testo emendato, omissi. In linea generale, l'intervento si attua nel rispetto delle seguenti prescrizioni, salvo diverse disposizioni contenute nelle sottozone. Edificazione ai fini residenziali, riservata agli aventi titolo e concessa a partire dalla superficie minima del lotto di ettari 1, codice fabbricabilità pari a 0,03 metri cubi per metro quadro, previa predisposizione di un programma di miglioramento fognario che ne giustifica la necessità. Per la conduzione del compito, gli usi agroturistici si applicano le direttive per le zone agricole di PGR 228/1994. L'altezza massima dei manufatti è di 6 metri, in distanza dal ciglio strada e dai confini sono rispettivamente almeno a 15 metri e 10 metri. Omissi. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento 21882. Norme tecniche di attuazione, articolo 20, ambiti di produzione e commercio, zone D. Testo emendato, omissi. D2.1.B. Comprende seguenti aree artigianali commerciali già in tutto o in parte attuate ad attuare. L'iniziativa privata per le quali pagano le sottoscrizioni dei piani di vegetazione approvati. Dragonetti, Montagnese, San Giuliano, Strada dei Due Mari, Aria Fiat, omissi. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. Emendamento 21888. 21 8 9 4 no 21 8 8
mi ha dato un elenco, poi c'era questo. E un possibile, no, deve saltare di due, guardando con l'altro. Trovato? Verificazione dell'ambito del campagna 6.1. Completare il Perugia Scarante. Prego. Carta di verificazione dell'ambito del solvano 6.1. Completare il Perugia Scarante con zona artigiana iniziativa privata classificata di 2.1.D come da grafico allegato. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli antichi uffici in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole. 21, 8, 9, 4. Carta della pianificazione dell'ambito extraurbano 6.1. Individuare una nuova zona edificabile con tipologia a casa bifamiliare con giardino, indice territoriale pari a 0,50 metri cubi per metro quadro, lotto minimo 2500 metri quadri, con la sola cessione di strada per strade, parcheggi e verde pubblico come da grafico allegato. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli altri uffici in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Motivazione. Dal punto di vista tecnico può essere valutata la possibilità di tale emendamento sul presupposto che vengano modificati alcuni parametri presi come riferimento per il dimensionamento del piano, che vengano studiati i progetti guida, la compatibilità con il PDR, con l'assetto delle infrastrutture viarie e che vengano stralciate le porzioni di territorio ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo. Emendamento 21.895. Carta della pianificazione dell'ambito extraurbano 6.1. Individuare due nuove zone edificabili con tipologia casa bifamiliare con giardino, indice territoriale pari a 0,50 metri cubi per metro quadro, lotte minimo 2500 metri quadri, con la sola accessione di standard per strada, parcheggio verde pubblico come da grafica. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Motivazione. Dal punto di vista tecnico può essere valutata la possibilità di tale emendamento sul presupposto che vengano modificati alcuni parametri presi come riferimento per il dimensionamento del piano, la compatibilità con il PDR e con l'assetto delle infrastrutture viarie. Emendamento 21.900. Scusate, no, l'avevo 21.896, ho sbagliato io, scusate, prego. Carta della pianificazione dell'ambito urbano 6.1. Individuare una nuova zona edificabile di tipologia casa di familiare con giardino, indice territoriale pari a 0,50 metri quadri per metri cubi per metro quadro, lotto minimo 2500 metri quadri, con la sola cessione di standard per le strade, parcheggi e verde pubblico come da grafico allegato. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli altri uffici in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Motivazione. Dal punto di vista tecnico può essere valutata la possibilità di fare emendamento sul presupposto che vengano modificati alcuni parametri presi come riferimento per il dimensionamento del piano, la compatibilità con il PDR e con l'assetto delle infrastrutture viarie. Emendamento 21.900. Carta della pianificazione dell'ambito urbano, individuare una nuova zona edificabile con tipologia a casa bifamiliare con giardino, indice territoriale pari a 0,50 metri cubi per metro quadro, lotto minimo 2500 metri quadri con la sola cessione standard per le strade, parcheggio e verde pubblico, come la grafica allegata. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere favorevole a condizione. Motivazione. Dal punto di vista tecnico può essere valutata la possibilità di tale emendamento sul presupposto che vengano modificati alcuni parametri presi come riferimento per il dimensionamento del piano, che vengano studiati progetti guida, la compatibilità con il PDR, con la seconda infrastruttura viaria e che vengano stralciate le porzioni del territorio ricadenti nelle aree sottoposte al vincolo. Prego.
sempre con il gruppo dell'UDC. Non so chi debba continuare, l'emendamento è il numero 21305. Mi scusi consigliere Sasso, un attimo. Allora, vedo che hanno riformato, se vedo male, diversi pareri, professoressa Abis e ingegnerera. Procediamo sempre per la lettura ogni emendamento e quindi un parere per ognuno, perché ho visto tutto bene. Allora, procediamo con il 21305. Piano Paesimo Comunale, tavola numero I.1, norme e tecniche di attuazione. Piccolo 1, fichiere di disposizioni generali, articolo 2, validità ed efficacia del PUR, eliminare parole del piano particolareggiato delle zone B1, B2, approvato in deliberazione commissariale numero 32 del 15.05 del 2002. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio e in base alla normativa vigente, il dirigente esprime il parere contrario. Motivazione. Gli emendamenti propongono di mantenere in vita il piano particolareggiato delle zone B1 e B2, approvato con deliberazione commissariale numero 32 del 15 maggio 2002, e di eliminare la normativa per le zone B1 prevista dall'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del PUC, compreso lo studio isolato. La richiesta è in contrasto con la rimembrazione del centro storico di Alghero, derivante dall'atto di pianificazione con la RAS, ed in contrasto con la localizzazione e dimensionamento dei servizi di uso collettivo previsti dal PUC. Si fa rilevare che le densità territoriali previste dal PUC e la conseguente normativa di attuazione derivano dall'applicazione delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale nel 2006 per l'elaborazione del nuovo strumento urbanistico. Allora, devo contestare anche questo parere. E visto che lei sta leggendo articoli e parlando di piano urbanistico che non è approvato, tanto per quanto che sia approvato, le ricordo che questa è falsità di luce come se fosse ufficiale in atti pubblici. Previsto che produce per l'articolo 479. Quindi o qua ci chiariamo le idee o io andrò a fare un esposto in procura, perché io mi sento preso in giro in questa cosa. Lo dico chiaro e tondo. Lei non poteva fare in base a un piano maestro che non è adottato, lei poteva fare una normativa vigente, questo piano non è vigente. Andiamo avanti, dai. Sì. Allora, sospendo la seduta per un paio di minuti. Emendamento 21883. Scusi, Presidente. Prego. No. Non dobbiamo finire ancora con gli emendamenti dell'11, consigliere Cecolano. Poi vediamo di dare la parola, mi faccia finire la piacere. Prego. Presidente, visto che si tratta di altri documenti sul piano del zone di io contesto quello che ho pensato anche prima. Decido io che dobbiamo fare, consigliere. Guardi, io adesso consiglio. Ecco, lei non si preoccupi, lei cancia il regolamento, poi io decido di far leggere il parere. Prego. Nome e tecnica situazione, articolo 18, ambito di competenza residenziale di qualificazione urbana, zone B, testo emendato, omissi. Le seguenti sottozone B1 e B2 di cui abbiamo particolare zone B1 e B2 ha fatto un'operazione iniziale numero 32 del 15.5.2002 B3 di cui abbiamo B1F frazione di pertile B1T allenamenti collegati del territorio B2 esamiti competenti residenziali. Scusi un attimo, si esalta, si prenota per piacere, grazie. Prego. Devo rileggere? Sì, grazie. Norme tecniche di attuazione articolo 18, ambiti di competenza residenziale e di qualificazione urbana, zone B, testo emendato, omissi, si individuano le seguenti sottozone. B1 e B2 di cui abbiamo privilegiato le zone B1 e B2, approvate in deliberazione commissariale numero 32 del 15, 5 2002.
B3 di cui al PRG, B1F frazione di Ferbiglia, B1.T, ampliamenti e qualcosa del territorio, B2/S, ambiti di competenza residenziale e riqualificazione urbana. Nella sottozona B1 e B2 sono costituiti tutti i tipi di intervento previsti in chiaro per le altre zone B1 e B2, al fine di incentivare la realizzazione di strutture ricettive, la rotazione di tutte consentita alla realizzazione di interventi e alberghieri con le seguenti prescrizioni. IF ed H secondo le indicazioni delle zone B1 e B2. Il 40% del lotto deve essere destinato a verde, viabilità e parcheggi. Deve essere garantita una superficie a parcheggio pari a un decimo del volume edificato e comunque un posto alto anche bianco e raggio di 5 posti letto. Deve essere realizzata una piscina di dimensione non inferiore a 1 m² per ogni posto letto. Sottozona B1.F per figli, un misto. Sottozona B1.T per vittorio bancario e ma realizzare attenzione al secondo progetto UCA, di cui parlare esame di competenza residenziale e di riqualificazione urbana, omissi. Prego, direttore. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario. Motivazione. Gli emendamenti propongono di mantenere in vita il piano particolareggiato delle zone B1-B2 approvato con deliberazione commissariale numero 32 il 15 maggio 2002 e di eliminare la normativa per le zone B1 prevista dall'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del PUC, compreso lo studio di isolato. La richiesta è in contrasto con la riperimetrazione del centro storico di Alghero, derivante dall'atto di copianificazione con la regione autonoma Sardegna, ed in contrasto con la localizzazione e dimensionamento dei servizi di uso collettivo presi dal PUC. Si fa rilevare che le necessità territoriali previste dal PUC e la conseguente normativa di attuazione derivano dall'applicazione delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale nel 2006 per l'elaborazione del nuovo strumento urbanistico. No, non sto a ripetere voi. Saluto l'emendamento 21885. Norme di applicazione articolo 4, contenuti del PUC adeguato al piano per l'esercizio regionale PPR, certo emendato, il PUC recepisce le prescrizioni di inizio PPR del piano maestro provinciale, PUC, recepisce il piano preparato del centro storico di Alghero, recepisce il piano preparato delle zone B1 e B2 approvato in deliberazione iniziale numero 32 del 15.05.2002, commissi. Prego. In riferimento all'emendamento indicato sulla scorta degli atti d'ufficio in base alla normativa vigente, il dirigente esprime parere contrario, con la seguente motivazione. Gli emendamenti propongono di mantenere in vita il piano particolarizzato delle zone B1-B2, approvato con deliberazione commissariale numero 32 del 15 maggio 2002, e di eliminare la normativa per le zone B1 prevista dall'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del PUC, compreso lo studio di isolato. La richiesta è in contrasto con la riferimentazione del centro storico di Alghero, derivante dall'atto di copianificazione con la regione autonoma Sardegna, ed in contrasto con la localizzazione e dimensionamento dei servizi di uso collettivo previsti dal PUC. Si fa rilevare che le densità territoriali previste dal PUC e la conseguente normativa di attuazione derivano dall'applicazione delle linee guida approvate dal Consiglio Comunale nel 2006 per l'elaborazione del nuovo strumento urbanistico. E faccio delle pagine, che piano di esempio è stato detto in chiaro conforme dalla regione. Quindi questo che lei dice con due ripetere un po'. Va bene, grazie consigliere Sasso, passiamo alla gruppo.